A casa Don Puglisi è tempo di preparazione alla Pasqua quest'anno con un progetto speciale che ha coinvolto sia le mamme che i bimbi che abitano la casa Don Puglisi. Le impronte dei bambini, spiega il direttore Maurilio Assenza, ospiti della casa di accoglienza, accompagnano con dolcezza le colombe artigianali e gli altri prodotti pasquali, preparati con dedizione dalle loro mamme nel laboratorio della bottega Don Puglisi che producono tutto l'anno i dolci tipici della tradizione siciliana. Tante mani, pronte a diventare ali in questo tempo di quaresima, spiega Assenza, segnato dagli orrori della guerra, abbiamo voluto mettere al centro del nostro progetto le loro piccole mani, facendole diventare delle colombe pronte a spiccare il volo, simbolo di pace, ma anche un invito ad un futuro più giusto e solidale, governato dalla fratellanza e dalla comunione tra i popoli. Protagoniste dunque quest'anno le impronte dei bambini. È dalle mani delle mamme che lavorano nella nostra bottega che prendono forma i nostri dolci pasquali e che diventano per tutti solidarietà che nutre. Per questo, continua ancora Maurilio Assenza, insieme a Condire Digitale, che si occupa delle attività di comunicazione, abbiamo voluto che accanto ai prodotti nati dalle mani delle mamme ci fossero anche le impronte dei loro bambini. Ognuna è unica ed è testimonianza di una storia che rinasce e che prepara a volare in alto. Insieme ci aiutano a mostrarvi la grande ricchezza della diversità, ma anche la forza di una speranza condivisa. Casa Don Puglisi, spiega inoltre il direttore, da oltre 30 anni accoglie donne con minori per costruire insieme un percorso di ripartenza. Mentre tra le mura della casa i piccoli vengono accompagnati nella crescita, educati ai giochi ma anche seguiti nello studio, nel laboratorio le loro mamme imparano un mestiere e sperimentano una progressiva autonomia. Ogni acquisto solidale, conclude il direttore della casa, ci aiuta ad offrire alle mamme in difficoltà e quindi anche ai loro bambini un luogo accogliente e sicuro. Allo stesso modo, è grazie alla solidarietà di quanti si ricordano di noi con il proprio 5 per 1000 e che quindi ci supportano con donazioni dalle più piccole alle più grandi che oggi possiamo continuare a disegnare per i nostri ospiti percorsi di crescita per ripartire più forti. Quest'anno abbiamo il proposito di intervenire sui nuovi appartamenti per i nuclei familiari che vanno appunto verso l'autonomia. In particolare, grazie a chi vorrà sostenerci, faremo realizzare gli impianti di riscaldamento in questa struttura e ci occuperemo della risistemazione dei tetti, tutti interventi necessari per far sì che tutte le case siano sempre più sicure e confortevoli.